non abbiamo nessuna voglia di derogare al principio dell'onestà e del rispetto dei valori. Stiamo lavorando perché chi inizia questo campionato lo deve portare fino in fondo, lo deve fare nel rispetto delle regole, lo deve fare capendo quanto sia fondamentale il rispetto e la capacità del rispetto dell'organizzazione gestionale e soprattutto grande attenzione non solo a quelli che sono le massimizzazioni del risultato sportivo e dell'equilibrio economico-finanziario, ma anche rispetto per la dignità di questo sport che merita davvero di essere rispettato e tenuto in debita considerazione, valorizzando sempre di più i suoi valori e le altre dimensioni che a volte trascuriamo. Il calcio parlato e il calcio giocato deve avere un minimo comune denominatore. L'abbiamo detto prima, lo enfatizziamo ancora, rispetto delle regole. Questo vale per tutti, a cominciare dalla prossima scadenza che è il 24 giugno, quindi rispetto assoluto di quelli che sono i principi fissati, non sono ancora esaustivi, ma andremo ancora nella direzione che chi partecipa al nostro campionato deve capire che le regole sono regole che hanno una loro certezza, ci sarà un'incisività di controlli ancora maggiore, soprattutto andando a rivisitare quelle che sono proprio le strutture, l'organizzazione della nostra commissione di vigilanza che è la Coviso. Ci sono degli adempimenti che abbiamo fissato il 18 di dicembre scorso, dell'anno scorso, del 2018, non ci sono più possibilità di fare ricorsi con integrazione di documentazione. Il 24 giugno dentro o fuori, quindi pochissimi giorni, ricorsi, il 12 luglio c'è l'organico definitivo.